Allora, ce lo facciamo spiegare da Gennaro Migliore, esponente di punta di Italia Viva, uomo forte di Italia Viva in Campania. Perché l'uomo degli 80 euro non ama i 120 euro? Ci chiediamo io e Marcello, così, ingenuamente. No, in realtà noi abbiamo come obiettivo proprio quello di fare un intervento molto più radicale su tutta la tassazione a partire dall'IRPEF. E quindi il tema è non fare una compensazione, cioè che tu da un lato metti e dall'altro togli. Cioè con una mano mi tassi e con l'altra mi dai, mi alleggerisci il cuneo fiscale. Noi non dobbiamo mettere, non dobbiamo fare un derby tra ambiente e lavoro, nel caso della plastic tax, perché evidentemente se poi metti in crisi un intero settore è un problema, oltre ad avere delle tasse in più sul consumo. E poi per quanto riguarda le auto aziendali, si tratta del 40% del mercato attualmente in Italia, si vanno a colpire non le aziende, si vanno a colpire coloro i quali le utilizzano, scusi, quindi i lavoratori dipendenti. Io non ce l'ho l'auto aziendale, quindi io ragiono in maniera così, ma per uno che ha l'auto aziendale, che è un bel vantaggio, io me la compro da sola, pago il mio bollo, tutte le mie cosette da sola, chi ha l'auto aziendale ha un bel vantaggio rispetto a me. Se queste auto aziendali entrano un pochino nel computo delle sue tasse, ma sarà sto grande dramma, mi chiedo io, perché, no, ma, perché non c'è, diciamo, l'auto aziendale, è difficile da capire questa storia. No, vabbè, è chiaro che per chi non c'ha l'auto aziendale, no, ma se è uno strumento di lavoro, così come non si tassano alcuni strumenti di lavoro e che si interviene sulla possibilità che un lavoratore dipendente spesso ha un corrispettivo a quello che è il suo stipendio attraverso questo benefit che è quello dell'auto aziendale. Ma non è una piccola cosa, la cosa che voglio capire io, vale la pena terremotare il governo per una piccola cosa? No, ma non stiamo terremotando il governo, è una richiesta che viene fatta. Lo dicono Zingaretti e Franceschini in continuazione, dicono sì, state vabbè, buoni, io non onestamente esagerate. Non parlo del PD perché aspetto, diciamo così, di parlare più delle cose che accadono sulla vita reale che piuttosto che nel Partito Democratico. Non l'interessa il PD. Fabrizio D'Esposito, grande firma del Fatto Quotidiano, al Migliore ufficialmente. Che dire, mi interessa. No, ma è una questione loro, cioè che alimentano una polemica che dal mio punto di vista non c'è, perché è evidente che esiste un tema che peraltro noi abbiamo posto. Ci hanno dato anche ragione. La polemica invece l'alimenta il PD. No, ma ci hanno dato anche ragione, cioè non è che si può dare ragione alla proposta e poi dice se la state terremotando il governo. Renzi è insopportabile, che stanno facendo, sono molto spregiudicati, che fanno ghino di tacco del governo, però tutte le volte che poi Renzi si impunta loro cambiano una manovra. Caro Fabrizio.